Siamo in collegamento da Catania con Giulia Grillo, appunto, del Movimento 5 Stelle. Buongiorno, un commento anche a lei. Buongiorno a tutti. Attendiamo ovviamente i risultati. Queste prime proiezioni ovviamente sono importanti, ci danno un'immagine di Giancarlo che ha raddoppiato dai voti che aveva nel 2012. Ricordo che invece Musumeci già nel 2012 prese il 25%, quindi con l'UDC e l'ex MPA sarebbe dovuto arrivare molto di più, probabilmente a un 40-45%, quindi hanno perso sicuramente. Noi siamo molto soddisfatti, guardate, abbiamo fatto una bellissima campagna elettorale, abbiamo parlato con tantissimi cittadini e non è affatto vero che è un voto di protesta quello del Movimento, se non per una piccolissima parte. La maggior parte dei cittadini che ci votano e ci hanno votato sono persone informate, che hanno apprezzato il valore del nostro impegno, il fatto che facciamo politica non per soldi, perché ci dimezziamo gli stipendi, né per potere, perché non facciamo più di due mandati, e soprattutto hanno apprezzato l'idea di Sicilia che abbiamo proposto con un programma bellissimo di 100 e passa pagine, a differenza degli altri che del programma non hanno parlato minimamente. È stata una campagna elettorale molto stancante che però ci ha fatto sentire finalmente di avere raggiunto una meta di essere una forza politica libera dove ogni voto che ci è arrivato secondo me vale moralmente il doppio di tutti gli altri, proprio perché non abbiamo fatto promesse, non abbiamo accarezzato categorie, abbiamo semplicemente messo il bene comune e i beni collettivi davanti agli interessi particolari e ai beni particolari e abbiamo messo la Sicilia davanti a tutto, e questo credo che sia stato profondamente apprezzato. Grazie, resti con noi. La prego, vorrei sapere da lei se la convince questa analisi di Stefano Folli, cioè il Movimento 5 Stelle ha vinto, ha ottenuto un successo elettorale, ma non ha stravinto, diciamo, così come si pensava alla vigilia di questo voto. Ma guardi, io non so cosa si intenda stravincere, basta guardare i dati di tutte le ultime elezioni e non c'è un presidente di regione che abbia vinto o si sia affermato con una sola forza politica alle spalle come stiamo facendo noi. Quindi il risultato, guardate, i numeri parlano, il risultato, a prescindere dal fatto che Giancarlo possa superare o meno di qualche punto Musumeci, è comunque un risultato straordinario. Sull'astensione vorrei dire una cosa. Io personalmente in questi giorni in strada di campagna elettorale ho convinto tanti astenuti a votare. E perché li ho convinti? Perché ci siamo conosciuti, ho parlato con loro, ho spiegato in cosa siamo diversi, mi hanno guardato negli occhi, hanno capito che dicevo la verità, che non mentivo. E così tutti gli altri rappresentanti del Movimento abbiamo questa grande possibilità. È chiaro che ci sono tanti cittadini che ancora non ci conoscono, ci conoscono poco e male da quel poco che ogni tanto sentono dire. E quindi abbiamo secondo me un buon margine di miglioramento da questo punto di vista. Aggiungo che se non ci fosse stato il Movimento probabilmente anche io sarei stata la prima astenuta, cioè non avrei trovato veramente nessuno a cui dare il voto, e questo non lo dico solo perché sono una rappresentante del Movimento, ma perché oggettivamente questo trasformismo politico che ha tradito tutte le aspettative dei cittadini, non ultima l'aspettativa di andare a nuove elezioni dopo il risultato referendario, perché guardate, questa è una cosa che ci hanno detto tantissimi cittadini, che sono rimasti sconvolti dal fatto che si sia tenuto in piedi un governo dopo quello che era successo, e individuo tra l'altro anche in questo uno dei principali motivi della tomba politica sostanzialmente Partito Democratico. Grazie, no? Ecco, dopo tutte queste cose i cittadini hanno difficoltà, e io li capisco, a credere che ci possa essere qualcuno che possa essere diverso dagli altri. Allora, ma con chi abbiamo avuto l'opportunità di confrontarci e di parlare a tu per tu, realmente, è chiaro. Guardandoci negli occhi, ecco, con queste persone, con loro siamo riusciti a dare di nuovo, come dire, grazie, non dico anche la speranza, perché non parliamo sempre di speranza, ma la possibilità di credere che qualcosa di diverso c'è, grazie, qualcosa di diverso siamo noi, grazie, siamo il Movimento 5 Stelle. Sentiamo anche